valore ha avuto la vittoria con la Lucchese? Quanto è stata importante? Importantissima, era una vittoria che volevamo a tutti i costi e penso si sia visto per come siamo entrati in campo, quindi ci voleva, però non è che ha risolto tutti i problemi, i nostri problemi, quindi ci voleva, era importante farla perché metteva comunque dava una risposta e comunque metteva un punto a quello che poi ci aspetta adesso, quindi adesso ci aspettano tante partite e a partire da quella di domenica dobbiamo rimettere in campo quello che abbiamo messo domenica qua con la Lucchese e andare avanti da questa partita, insomma. Tra l'altro, capitano, stai giocando con dei problemi alla schiena che ti trascini da diverso tempo. Contro la Lucchese hai compiuto un mezzo miracolo, perché mister Guidi diceva a fine partita che soltanto con il lavoro di fisioterapisti e di medici sei riuscito, no, a scendere in campo e hai corso parecchio. Un'altra gara dove si dovrà correre, in cui si dovrà correre, sì, sì, sicuramente quella contro la Viterbese dell'ex Mungo, del Torino Mungo. Come la vedi? Ma non è un problema che mi portavo dietro era un problema che si è presentato sabato in rifinitura, ma così all'improvviso, e ero bloccato, però poi dopo appunto i fisioterapisti sabato sera e domenica mattina siamo riusciti a star meglio e poi dopo è andato, però è un problema che è stato improvviso così della rifinitura, insomma. E la partita di domenica, la Viterbese è sicuramente una squadra che si è rinforzata tanto, che è in salute perché viene a due vittorie di fila, e quindi sarà una battaglia, tutte e due abbiamo l'obiettivo di tirarci fuori dalla situazione in cui siamo e quindi dobbiamo fare una partita tosta, una lotta contro di loro, vedremo di averla meglio. Per Mimmo è un ex fresco perché fino a due settimane fa era con noi e niente, però domenica gioca per la Viterbese e noi per il Teramo, quindi ci saluteremo a fine partita, insomma. Se Mimmo era un senatore e tu lo sei, hai trovato un altro senatore che magari ti possa far compagnia in questo compito di portare anche un po' la guida dentro lo spogliatoio? Ma sì, c'è Marco Soprano, che anche lui è qua dall'inizio, quindi è arrivata anche gente magari anche un po' più esperta e quindi in questo senso è aumentata da quel punto di vista lì anche la gestione di certi momenti, la gestione magari degli allenamenti, dello spogliatoio, e anche in partita magari certe situazioni si riescono a gestire meglio, ma non perché per fare un confronto tra giovani e vecchi, ma perché comunque è giusto che sia così, nel senso che comunque uno maturando riesce a leggere magari determinate situazioni e quindi a gestirle meglio, insomma. Senti Andrea, dunque, visto che sei il valore aggiunto di questa squadra per la tua esperienza, per le tue capacità, il tuo carisma, dal lato della tua esperienza cosa serve a questa squadra per trovare la stabilità di rendimento, di risultati? È una questione mentale o cos'altro? Di sicuro non è semplice dare una risposta precisa a questo, perché sennò tutte le squadre farebbero tutte vittorie, quindi sono cose che gli equilibri si trovano man mano. Noi sicuramente abbiamo attraversato un periodo difficile, però penso che queste partite dopo la sosta si è sempre visto una maggiore compattezza, comunque anche a Imola, sì, è vero, abbiamo perso, però abbiamo perso al 93esimo, quindi è stata un'altra partita in cui eravamo riusciti quasi a non prendere gol anche in quella partita, quindi da questo punto di vista secondo me sta crescendo la squadra. È normale che poi magari la prestazione di domenica a livello qualitativo è anche molto migliorabile, però penso che domenica sia stata fatta la partita giusta per il momento in cui eravamo e per la partita che era, quindi da quel punto di vista lì domenica abbiamo fatto una gran partita. Come vi dicevo prima, però qualitativamente si può fare molto meglio e quindi noi dobbiamo non perdere quello spirito, quell'atteggiamento, quella voglia che avevamo domenica
e piano piano metterci dentro altre cose. Allora così riusciremo a crescere e a trovare equilibrio. E Andrea, te lo aspettavi così equilibrato il girone, soprattutto giù, perché con una vittoria scavalchi 2-3 squadre e ti ritrovi più o meno ben in classifica, con una sconfitta ci si ritrova in zona play-out. Te lo aspettavi così? Sì, perché io penso che ci siano quelle 5-6 squadre che sono su, che hanno qualcosa in più. Però le altre, bene o male, chi più chi meno, chi in periodi alterni e così, non ci sia molte differenze. È normale che chi ha più continuità riuscirà a stare più sopra, però sì, me lo aspetto equilibrato fino alla fine. Più o meno i valori, chi più chi meno, sono quelli, a parte quelle 5-6 squadre che hanno sicuramente qualcosa in più. Capitano, ti faccio la stessa domanda che ho fatto poco fa a Simone Rosso. Dopo il 5-0 contro la Reggiana, Mister Guidi aveva rassegnato le dimissioni. Voi come squadra, quando avete saputo di questa notizia, come l'avete presa, come avete reagito, e tu da capitano come hai reagito? Ma sì, sono momenti che, vabbè, venivamo da una sconfitta bruttissima, quindi serviva guardarci in faccia un po' tutti e dirci anche in faccia le cose che magari non andavano e trovare il sistema per andare avanti insieme e per trovare anche, tra virgolette, per stringere anche un patto tra di noi, nel senso che questi siamo e questi dobbiamo arrivare fino in fondo con un obiettivo che è quello di salvarci. E quindi da lì alla fine dobbiamo ogni partita prenderla come una possibilità per far punti. Più punti si fanno e più si arriverà vicino all'obiettivo. Prima si arriverà all'obiettivo, ecco, che poi arrivi all'ultimo secondo dell'ultima partita o che arrivi prima, sta a noi fare più punti possibili. Ecco. Quindi sono momenti magari che passare in quei momenti ti serve per avere qualcosa in più nel nostro percorso, ecco. Quindi è stato un momento magari importante anche per noi. Svolta, se vogliamo. Speriamo, adesso la svolta ancora non è, non dobbiamo ancora, cioè la vittoria di domenica deve essere un punto di partenza, ma non deve essere la partita che ha risolto tutti i problemi. Dobbiamo essere bravi ad andare avanti e a non perdere, appunto, come ho detto prima, quella voglia, quella cattiveria, mettendoci dentro sempre qualcosa in più. Così penso che riusciremo ad arrivare al nostro obiettivo, anzi sono sicuro che riusciremo ad arrivare al nostro obiettivo. È un'annata che ti sta da capitano facendo lavorare, immagino, ancora di più, non solo sul campo ma anche fuori dal campo, perché ci sono state anche vicende societarie, insomma anche adesso con la Procura Federale e quant'altro. È un lavoro in più per te, da capitano, per cercare di tenere compatto lo spogliatoio. Immagino poi non siano problematiche facili da affrontare. No, vabbè, quelle sono cose che noi dobbiamo lasciare un po' fuori, nel senso che è normale che sono cose che si sentono, quindi uno, pur non volendo, comunque qualche pensiero è innegabile che lo fa, quindi e probabilmente noi in un certo periodo, magari anche inconsciamente, non che sia stato per quello che noi abbiamo avuto quel momento un po' così, però sicuramente nelle sconfitte eccetera eccetera è una cosa che magari si aggiungeva a tutto, però vabbè, io sicuramente devo cercare di tenere il gruppo compatto, di andare tutti dritti nella stessa direzione, però io penso che comunque il campo sia sempre la cosa più importante, nel senso che l'atteggiamento che uno deve mettere durante gli allenamenti, durante la partita, sia quello che poi spinge un po' tutti ad andare, a fare le cose per bene. Quindi poi dopo, se ci sono delle situazioni magari in cui bisogna parlare un po' di più, io cerco di essere sempre a disposizione di tutti e di dare una mano un po' a tutti, ecco. Andrea, io ti voglio fare una domanda sul centrocampo, no? Visto che ora con l'arrivo di nuovi c'è grande affollamento, tu chiaramente sei il fulcro e il punto di riferimento, ma dei centrocampisti, qual è quello che ha le caratteristiche che meglio si sposano con le tue? Per esempio, finora Guidi ha scelto Fiorani perché è un giocatore di corsa, di quantità, però ci sarebbe anche Forgione,
o comunque domenica avete giocato con uno schieramento diverso, quindi come ti sei trovato? Insomma, parlaci un po' di questo reparto. Ma sì, domenica abbiamo giocato a due e mezzo al campo, quindi ma io penso che ci sono, cioè siamo in tanti e ci sono anche tante caratteristiche su cui poter scegliere, nel senso che ci sono tanti giocatori con caratteristiche diverse. Fiorani è sicuramente un giocatore che ha tanta quantità, che ha tanta corsa, però non ha solo quello, anche bravo a giocare, cioè non, secondo me ci sono tante caratteristiche nel centrocampo. Poi è normale che il mister magari in base alla partita che vuole fare, in base a chi sta meglio, così sceglierà le interpreti, però penso che ci siano tanti giocatori e tante caratteristiche diverse da poter mettere in campo, ecco. No, una curiosità, vi siete dati appuntamento per il rinnovo, se avete cominciato a parlarne oppure no? No, sono sincero, no, anche perché vabbè, sappiamo la situazione nostra qual è, quindi non sono cose a cui non pensarci, e vedremo più avanti come saranno le cose, però adesso è un discorso che sinceramente non è mai stato preso in considerazione, ecco.